Va bene. Ma bardida. Il valore della tua carriera da alchimista, stai vagando per il mondo alla ricerca del tuo destino. Finalmente, dopo un lungo viaggio, hai trovato un luogo dove esercitare il tuo mestiere. Casa abbandonata. Hai trovato una vecchia casa abbandonata ai margini della città. Dalla tacciatura alchimica e dal suo giardino si direbbe che il precedente proprietario fosse un alchimista. Secondo pare, questa è stata la dimora di un mago, ma lo spesso strato di polvere e le condizioni della casa ti fanno capire che è stata abbandonata molto tempo fa. Passato alla bottega, decidi di assommare a caso in una bottega alchemica. Dopo aver dedicato alcuni giorni alle pulizie e ai preparativi, la bottega è pronta ad accogliere i suoi primi clienti. È ora di ricordare ciò che hai imparato e iniziare una nuova vita in una nuova città. Abbassare la musica. Età così. Generale, va bene, posso. Chissà la modifica, grazie. Ti prendi. Ingredienti al calderone. Per prendere le pozioni ci sono usare degli ingredienti. Prendi due terrarie e due fili d'acqua. Nell'inventario gettare nel calderone. Per spostare gli ingredienti col caso di essi, è potuto trascendere nel calderone e rilascia. Fai attenzione alla mappa del chimica sulla parete del laboratorio, sul percorso che gli ingredienti creano quando vengono aggiunti al calderone. Ok. Non ho raggiunto gli ingredienti, puoi mescolare la pozione. Mescolando la pozione fai avanzare la sua icona, o quel percorso definito dagli ingredienti. Usa il cucchiaio per mescolare, clicca su di esso per se muovi il cucchiaio avanti e indietro fino a quando l'icona della pozione non raggiunge la pozione desiderata. Mescolando permette all'icona della pozione di acquisire punti esperienza, ciò ti aiuta a salire di livello. Non ha alcun effetto sulla pozione in preparazione. Proviamo. Riscaldare. Quando la pozione sta toccando l'effetto sconosciuto, per scoprire di cosa si tratta, devi aggiungere alla pozione in preparazione. Per farla bollire l'acqua contenuta nel calderone, usa il mantice per soffiare i carboni e portare il calderone alla temperatura desiderata. Ferra il mantice per il mare che continua a soffiare sui carboni fino a quando non vedrai un'esplosione sopra il calderone. Posto? Ho raggiunto un nuovo effetto della pozione, la guarigione. Per completare la pozione, prima di possiamo concludere la pozione. Vale. Testare gli ingredienti. Guardate che pestello sono i migliori amici degli alchimisti. Puoi utilizzarli per pestare praticamente qualsiasi ingrediente e sbloccare il suo potenziale. Mi aiuta a preparare le pozioni utilizzando meno ingredienti, però crea la stessa pozione usando solo un terraria e un fiore d'acqua. Fatto al calderone. Plop. D'acqua. Per d'acqua qua. Vale. Mescoliamo. Ma ci dà sempre la stessa. Un punto talento. Andiamo. Col mantice, perfetto. Sono andato degli ingredienti. Il tuo primo tentativo è preparare una pozione. Il tentativo di preparare una pozione non sempre sarà il migliore. Quindi sperimenta e perfeziona la ricetta. Se sei felice della pozione è preparato, salva nel tuo ricettario, così in futuro potrai prepararla premendo solo un pulsante. Salva la ricetta della pozione attuale. Prima di salva la ricetta per salvarla. Salva la ricetta. Che fate? Salva la ricetta. Ora concludi la preparazione della pozione. Concludo. Questa bottega alchemica ti appartiene, pertanto non hai solo il compito di preparare le pozioni, ma anche di vendere ai clienti. E per tenere qualcuno andiamo alla bottega. Per spostarti dalle stanze, usare il pulsante di navigazione ai margini di ciascuna di essi. I tassi di WASD, oppure tassi freccia. Per raggiungere la bottega con il pulsante di navigazione sulla sinistra, oppure premi il tasto A o il tasto freccia a sinistra. E ok, a sinistra c'è la bottega.
Prendi le pozioni. Un giorno persone di tutta la città e persino provenienti da altri centri ti faranno visita per acquistare le pozioni delle pozioni magiche. Il tuo lavoro consiste nel preparare le pozioni in laboratorio e venderle ai clienti. Molte pozioni devono essere preparate per uno scopo specifico. È comunque una buona idea avere a portata di mano alcune le pozioni più richieste. Potrei capire se un cliente apprezza una pozione dalla sua reazione. Delle pozioni, quella di oro che ricevi vendendo una pozione viene indicato sul pulsante vendi. Ma anche a tempo che mio marito non si sente bene, ma di recente è peggiorato ulteriormente. Ora non riesce nemmeno ad alzarsi, ha la febbre e sembra magido di sudore. Hai visto una medicina per il mio povero sposo? Acquisterò quella pozione, ma lo sborserò molto. Sto passeggiando per la mia maestra, facendo i fatti miei, quando un vaso di fiori è precipitato e non so dove mi ha colpito in testa. È culo. Una bella fortuna che ho sempre avuto un testone duro, altrimenti ora sarei all'altro mondo. In compenso mi è spuntato un bernoccolo gigantesco. È qualcosa per spalmarci sopra e per farlo sgonfiare? Oh, è il bro, tieni questo. Vorrà contrattare per ottenere più denaro da una porzione. Se avrà successo potremmo aumentare naturalmente il prezzo, ma in caso di svelimento rischi di produrre l'effetto opposto. Contratto. Invece se a pranzo o colazione è una classica domanda con cui rompere il ghiaccio. Ah, sono tutti gli argomenti che posso usare questi. Ad arrivare a... ah no, oro ho aggiunto uno. Due. Mancanza di pozioni date, devi avere la specie di avere pozioni pronte per i clienti. Non c'è problema, puoi tornare in qualsiasi momento nel laboratorio e preparare la pozione richiesta. La quiglia temporale, quindi puoi concentrarti sulla ricerca. Ah, quindi non ce l'andranno, ok. La mia capanna è presa da topi e il mio gatto si ne lava le zampe. È Garfield. Mi stavo accoccolato sopra l'armadietto a guardarli fare i loro porci comodi. Ho bisogno di una fiera di veleno per roditori. Faccio prima di avvelenarli che aspettare che quello stupido gatto mi aiuti. Ok, ma giardino qui alla destra del laboratorio. Il giardino incantato è una delle principali fonti di ingredienti di ogni alchimista. Ogni giorno nel giardino cresceranno nuovi ingredienti. Non dimenticare di raccoglierli di tanto in tanto. Ok. Andiamo a creare una nuova pozione. Prendo bisogno di un veleno, quindi devi preparare una pozione con l'effetto veleno. Dovrai cercare autonomamente la maggior parte degli effetti sulla mappa. Ma ricordi dalle tue lezioni di alchimia che è possibile preparare questa pozione con una terraria e una panula di fuoco. Io si metto orso prima, no? Vogliamo. Vedi la pozione. La salvo. Sono alla bottega e vendi la pozione alla cliente. Sobato. Ale signor. Contrattattiamo qua. Ops. Almeno uno. Signora, la fessa di mamita. Ma la potrei spendere una a caso. Ah fuck. Devo prendere la carota. Finita.
Merda. No, devo tornare a 13. A 12. Puoi andare a riposarti in camera da letto. Ci trovo sopra il laboratorio. Vai nella camera da letto per concludere la giornata. Ok. Dico sul letto. Termina il tutorial, è magnifico, hai rinfrescato le tue conoscenze, hai preso dimestichezza con le attrezzature alchemiche. In mansarda accanto al letto hai trovato alcuni ingredienti e un mestolo per l'acqua. Ora questa è la tua bottega alchemica, quindi sarai tu a decidere cosa fare. Accogli i clienti, chiacchiera con loro, vendi pozioni, contratti e non dimenticare di raccogliere ingredienti nel giardino incantato. Oggi esplorerai gratuitamente la mappa alchemica. Credo abbia andata di assista. Grazie. Devo solo dormire. Bella Madonna! Poi, altrimenti non posso creare pozioni a minchia. Rosso e duro, può causare improvvisi attacchi di rabbia. Posso fare questo? Terraria. Esce. Ora non serve nessuna pozione però. Deve essere qui per una pozione. Non so dove mi porta. Ma che posso dire ancora? Vedo il vento. Un cazzo, ma quindi se faccio così non c'è niente? E basta. Fondamentalmente gli ingredienti mi sembrano per muovermi nella mappa. Oh, pozione rovinata. Vorrei scoprire pozioni nuove, andare tipo verso quelle che so già, tipo questa, oppure seguire i trattini. No, devo andare ancora più. Ah, devo andare meglio, perfetto là. Ma il vegano sti cazzi, già lo conosco. Thank you.
Causa un effetto fuoco. Potrei una quadruplazione toccare. Tre campanelle di fuoco. Prende il fuoco. Pozione di cura vuole. Cosa stai dicendo? La lenza e un pesce abboccato all'istante. L'ho tirato fuori dall'acqua e ho provato a staccare dall'amo. Mi ha venuto da paura. Mi ha morso il lombo della mano ed è riuscito a tornare in acqua. Ora tutta la mano gonfia e non posso pescare. Ne vorrà una della guarigione, immagino. Tocchiamo. Vedi. Cioina, cosa decida? Sono una brutta locale della cosa per vendere, per vedere cosa devo offrire. Penso sia una cosa importante. Prego, prego. Ma c'è tutto? Io dove sono? 161. Beh, contrattiamo per due. Numero 19, dai. Prima di vederla. Guarda il veleno subito, signora. A lei, contratto. A lei. Dove vuoi? Ho bisogno di una sostanza che spedisca i miei nemici al creatore. Da due, dai. Prova tra ricetta, sì. Perfetto, perfetto. Dunque di pozione. Aspro, solo un fungo. Viaggia. Oh, una fusione. Scaldiamo, scaldiamo, scaldiamo. È sbloccato un nuovo effetto. Fusione del gelo. Questa macchina alchemica è chiaramente danneggiata. Trovo un mercante che vende i componenti necessari per costruire una nuova macchina alchemica. Eh?
Nessuno. Quindi posso andare a letto quando voglio, un po' però. E il punto di abilità che ho questo. Quasi questi qui in alto adesso del punto che ho, ok. Cioè della forza. Alba. Buono, buono con la forza. Ma si muore fortissimo. Fare tipo due volte questo, più due volte in realtà questo, e superare questa parte qua, se ce la faccio a superarla. Che fermo qui, io devo andare, forse andare là. Devo per forza andare lì, cazzo. Ah, cazzo, vedi, se la mischio da più lontano, cioè se la faccio del mortevole più lontano. Potrei fare questa. Ho avuto qua e vado là. Poi potrei fare giù con. Con questa però senza metterla nel mortale. Vediamo cos'è. Devo le pozioni alla destrezza. Oh, sono soddisfatto. Comunque vediamo. Aspetta un po', devo fare un'altra cosa. Sono tutto a sinistra. Dove devo andare ancora a sinistra, vai. Abbiamo un'altra pozione. Ancora. Merda, ci sono le ossa delle mie palle lì.
cosa per andare su di poco. Ultimo fungo poi. Vediamo di quali galoppi. Se conviene fare questo. Col fungo ci arrivo, sì. Che ce n'è? Luce. Ok, posso. Non c'è un orario, c'è più da quando voglio io. Inizio una nuova giornata, ok, sono gli obiettivi. Ecco. Conclusi. E infatti, ho completato il capitolo 1. Ogni nuovo capitolo. In un nuovo capitolo apriranno nuovi visitatori, tipi di ordini, base delle pozioni, mercanti, oggetti acquistabili. Continua a completare gli obiettivi del percorso dell'alchimista, bloccare il vero potenziale della tua attrezzatura alchimica e apprendere tutti i segreti del mestiere. Quindi è la quota degli obiettivi che ho. Ok, questo è per il capitolo 2. La pozione della rapidità. La crescita rapida dell'esplosione. Raggiungere il livello 4. Creava una pozione con due effetti diversi. Presenza dell'acqua in un punto d'acqua li mettono per spostare la pozione verso il centro della. Oh. Una pozione che mi aiuta a far saltare in aria un muro. Amico mio, non ce l'ho! Saltare. Verso dove potrei essere? Per saltare un muro. Lingua di zolfo. Questo fungo deve il suo nome all'odore che produce quando viene pestato in un mortaio. Quella delle triadi. La leggenda delle driadi del bosco avrebbero cavalcato questi funghi come destrieri. Non può essere. Mi toce per nulla? No. Due punti però. Questo. Ok, ho questo uso qua. Questo. Nulla per andare in obliquo a. Questo si va giù, proviamo a andare. Vorrei raggiungere questa fusione qui sotto. Ora. Guardi, dopo la forza c'è l'esplosione. Rimai. Andare a sinistra, cioè no, non sia quella. E anche per il cazzo. Vado su questo. Con questo.
avevo quasi mandato adesso, però non ce l'ho poi. Ah sì, c'ho questo, ok. Dovrei scendere con questo, senza... andare a destra, mettendo questo nel posto. Dimmi che sei explosions. Cazzo! Era il 2. Marcaspio. Debole della pietra. Non posso illuminarla. Provata. Provata. Non frega un cazzo, me di quella. Più di qua. Oh, qua mi finiscono le cose. Due effetti diversi, orco cazzo, è difficile. Questa migliora me. Ah, sono quelli che posso... Ok, dei mercanti quelli. Vedo necessario per accedere all'albedo il sale dell'oblio. No, ho sbagliato. Su Instagram. Aspetta un attimo. Amico mio, non ne ho che ti possono essere utili però. Potrebbe essere tra l'altro. Qua? Facendomi. Sto 71. Ho prima di tutte cose buoni questi però. Però 103, buono. Ho usato dei funghi, no, sono funghi, ma i migliori. Cos'è a far ricrescere i capelli? Eh no, amica mia. Non io la di tutto, sì, ho.
Dai, calmo. Mamma mia. Incazzata. Io farò un'altra scoppiesa. Come no? No, forse è una mina, secondo me, signora. Destrezza. Ah, contatto. A lei. Finito. Oh. Dun dun. Modalità 4. Dov'è la popolarità? Minchia, sono io l'uno di popolarità. Bello schifo. E poi non vorrei crearla, però. Con me oggi altro allora vedo che faccio anche l'ottimista, ma sono solo di passaggio, cerco ingredienti nella dressatura alchemica. Dicevo di farti visita, al momento legge leggero, quindi ho con me solo un po' di carta incantata. Dove il tuo ricettore può costruire un po' di pagine. Una costa 180? Vediamo se riesco a prendere. Questa è una pagina di ricettore per ricette. Incantato. Pagina di ricettore vengono leggete con. Pagina di ricettore vengono leggete con una speciale carta incantata. La pagina rallenta l'invecchiamento e ti permette di modificare la ricetta già esistente. Puoi persino cancellare completamente una vecchia ricetta e dirla con una nuova. Per di più le pagine di carta incantata possono essere aggiunte facilmente a ricette per ampliarlo quasi all'infinito. Grazie. L'abilità di borseggiatrice. Potrei essere da destrezza sempre. Devo aiutarla forse. Contattiamo signor. Aspetta l'uno, a lei. Ho trafugato una cassa di ferro, ma non riusciamo ad aprirla. Avete delle pozioni adatte allo scopo? Sono disposto a pagare una cifra esorbitante che mi darà tua pizzone migliore. Ad aprire. Via la forza, no? Mi frega un cazzo dalla forza. Dell'esplosione emozione a gradirei la della insomma in alto io sono mai andato un po' in alto andiamo.
Più su. Della rapidità al 2. Oh, è andata buona, è buona. Fico. Fico. Oh, devo andare in alto a destra. Oh, cazzo. Colpo in alto. A destra. Una bella pozione. Qui sta per andare un po' avanti. Qui sta tornando su. Così. Cazzo. Questo fungo sembra perfetto. Debole pozione del mana. Una ricetta. Ogni anno posso continuare. Osservo questo. Sono una pozione incredibile lì, eh.
mettere il calderone, sto cazzo fa. Posso andare un po' a de. Cazzo! Effetti, pozione del mana e del fulmine. Oh, con due effetti l'ho fatto. L'esplosione della crescita la... Che cazzo saranno? Guardi qua. Un cazzo per andare in basso a destra. Impegnarsi. La guarigione più fica. Verso destra. Uno che mi cargo. Meditando. Fare forse un colpo di questo, pensando. Avvicina questo lo sto facendo un po' di più. Lo sto avvicinando di un cazzo. La guarigione della crescita rapida. E però ora so qui so che c'è la crescita rapida. Come lo dice? Come lo dice? Non so come salvarla questa. Devo tornarci da pozione nuova qui. Però non so dov'è. Ma cazzo, ti faccio vedere l'esplosione, fammi.
Dovrebbe essere. È in alto a sinistra, per forza. Ma c'è il fuoco, sarà il tempo di boom. Non cazzo, manda a sinistra. Questo è basta. Questo manda a sinistra. Sinistra. Cazzo, posso fare al 2 questa, vabbè, stiga. Andrei di un po' più avanti. Andrei. Tempo di ma porca puttana. Minchia, devo passare da lì. Fischio, però non so quando veloce ho avuto ripreso al passare. Ustia! Non userei un altro. Cos'è? Il desiderio. Come dice? Cazzo, finito le pagine. Concludi. Sarà mai quello dell'esplosione? È in basso a sinistra. E ho due funghi delle palle per andare in basso a sinistra. Non c'ho il cazzo di dire, amici miei. Questa te l'ho fatta vedere, poco di interesse, no, e vavangù. Figulin, trovi erba, come le scivolose. La guarigione la posso fare, amico mio, forse. Bella. No, quante ciotta.
Appiccare un incendio, oh, ce l'ho. Trattiamo. A 72. Oh. Devo acquistare una pozione da combattimento per lanciare i nemici tenendoli a distanza. Mica mia, ciò che caccio d'arti. Da lanciare i nemici. Pensiva. Questa? Proviamo. Minchia, piccolini. Cazzo. Merda. Ustionato la lingua con della zuppa bollente. Ora non sono in grado di sentire alcun sapore. Faccio il birraio, quindi è un disastro. Devo essere in grado di verificare la qualità dei miei prodotti. Qualche genere di tintura curativa. Ma voglia se ce l'ho. Boom, ci arrivo. Questa. Sto qua. Che dire, ottima giornata. Ottimo, ottimo. Perché vogliono? No, no, cosa ancora bisogna farmi? Come è andato a bottega? Delle merci potrebbero interessarti. E a me non difficile acquistare delle tue. Bene, delle tue. Facciamo uno scambio. Minchia. Cardo del. Rampa fungo. Muti palude. Vinato, guarda quanto specifiche queste. Ostia! Aspetta, per andare giù è fortissimo. Passo a sinistra, non serve ma... Aspetta, giù c'ho questo per il passo a sinistra. Effettivamente mica tanto in basso a sinistra. Se vi avrò questo, io l'ho finito. È tanto troppo costosa questo, se non conviene me la compri poi. E dai. Dai, una pozione più costosa quella. La costa zero. Vale zero. Cos'è la mia compagna? Aspetta un attimo, dalla volta.
posto? Direi di sì. Per adesso mi vuole. Questa mi vuole proprio un lavoro. E sicuro non ci faccio un cazzo. Facile per riuscire a rubare meglio. Dalla destrezza. Questa è Geralt. La destrezza sembra per lei. Meno una stella. Caccia si è rivelata selvaggia. Dovuto bere fino all'ultima cosa, bisogna una pozione che accende la guarigione, perché almeno non è troppo tossica. Posso dare. Sai che non mi conviene di sempre contrattare, no? Non mi serve la popolarità. Leggere la tua scorta di. Linguare la tua scorta di erbe. Voglio stare in favore da chiederti, mi servirebbe una delle tue pozioni. Che pozione hai bisogno? Se impiego non sai quella ricresce. Ti devo. Dovresti provare una pozione di accelerazione di ricrescita? Erbe di merda. Non conviene mai. Mi è convenuto regalargli quella pozione, sai, però vabbè. Oh, ciao. Questo è veloce come la tartaruga. Vinto 2, la faccia del cazzo. Mi vedono potente ad azione rapida. Apprezzerei molto se tu non facessi domande. Così ti il nostro piccolo segreto. Non preoccuparti, gente, se verrà ragionamento ricompensato. Generosamente ricompensato. Parti. Per sbloccarla al 2 quello del veleno, tra l'altro. Il boss.
Non so, gli ortaggi di mia madre sono rimpicciolite, ma niente, posso fare tornare grandi come prima. Dato la crescita mi servirebbe qua, però. Solo una palla. Posso togliere questo? Mi dà tanto, c'ho quello al 2 qua. Prima questo. Sì. Ok, facciamo fare una volta. Riuscire a fare quella della crescita pure. Poi vedo qua della crescita. Bisogna far lavoro, però posso dargli quella. Andiamo di nuovo a destra. A destra solo quello, faccio cazzo. Ho questo, ma questo mi serve una be. No, aspetta invece. Questo, per questo forse qualcosa fa. No, in realtà sarei troppo lontano di usarne due tipo, vediamo. Tipo una di queste, sto volendo scendere con questa, oppure posso scendere con questa, non so quasi andare a destra di questo o così, cioè o uso prima questa, prima questa, prima questa, prima questa. Ma sai che non so come potrebbe essere meglio, forse prima questa e poi questa. Se quel qua vado un po' giù, questo risale un po' troppo. D'altro canto, se metto, se uso prima questa, non so se scendo. Poi sarebbe questo. Potrebbe, potrei riuscire a farlo io. Gonfia, gonfia. Perfetto. La ricetta. Concludi. Ottima. Torniamo alla tizia. Ma scena. Top. Ancora tutto sfasciato a merda. Per di nuovo preso tutto, sì. Vado a dormire, va. Adesso è modalità 3. 10% prezzo delle pozioni. Nel giorno 5-7. Uno sconto del 5%. Per ricevere una maggioranza sui prodotti è diminuito del 5%. Ok. Giardino, un fungo nuovo mi servono, perfetto. Qualcosa mi pare un nano,
Gioco con due delle montagne, ti servono? Amore. Quando? Ma sei pazzo? Siamo con i cercatori delle montagne, rocce, vedere il cristallo, che tanto vendo, gemme rare invece che costano. Ho capito, il che costano l'ho viste, è fica. Poi troppo costano però, amico mio. No, grazie. Sono gioco. Se lo vedo qualcuno, noi siamo facendo in grado di renderci più forti. Come no? Se tu dai una porta in questo si è inceppato, come farò a entrare in casa? Hai una soluzione? No. Se tu dai una porta in questo si è inceppato. Ovviamente è una pozione adatta, sicuramente. Mi fa scoppiare la porta, non so quanto mi sembri. Vediamo se posso aggiungere tutto qua. Un po' di questo mi ci sta bene. È vero difficile, ma questo non sono quello che mi serve ancora. Il 30% più favorevoli. Bonus del 20%. Andrei di bestia con la mappa in realtà. Secondo me questa è quella famosissima. Pozione esplosiva. Beh, male. Però. Non ce l'ho, la festa di Mamita. Andrà di qua, tipo. Non sono mai stato. Venticinque di questi giorni giù. Cazzo con base sinistra, davvero? Mi metto un cazzo dentro, è lo difficile. Ah no, qualcosa c'è. Cosa c'è? Acido. Poi c'è zero pagine.
magari vuole sciogliere la porta. Magari va bene. Il desiderio era qui sotto. A rango 5. E concludi. 250. Reputazione meno 5. Perché? Magari gli va bene veramente quello dell'acido, vediamo. Addio. 154. Vai a sciogliere la porta, zio. Scendere dei funghi, strizza l'occhio. Wink wink. Cosa c'hai? Io non te lo comprerò mai. Di questi sì. Andiamo a 4. Quindi ho 3. 5, 6. Contratto. Merda. Guarda tu, va benissimo. Strizzo la casa volta. L'ho già acquistato però, amico mio, ciao. Mio credo di vederlo per un lavoretto. E fai, amico mio, scherzi subito. A te. Volete le pozioni da usare quando sono a caccia? Caccia. Che cazzo ti serve a caccia? Rapidità. Vorrà essere rapido a caccia, no? No? La forza a caccia che ti devi sparare. Tum tum tum. 4 di quei alla gran fessa di tua mamma. Questa raga, veramente solo questo in mente. Ora destrezza. Sinceramente non lo so, sai. Vediamo che stava dalla rapidità. Andava bene. Siamo 4. Vediamo cosa è l'esplosione. Malissimo la testa, al punto che non riesco più a dormire. Ah, come me stamattina. Hai qualche sonnifero? La bella botta in testa ti posso dare, amico mio. Sonnifri non ne ho. Dell'acido.